con noi oggi c'è Willy Peyote. Via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Via d'acqua con te, da che t'ho vista io ho deciso. Hai nominato un posto nel piano preciso, non l'ho avuto mai, ma lì siete in piedi a qualcosa avere mezza idea. La gente più è stupida e più procrea, e una statistica così non può che peggiorare. Dovremmo fare un figlio noi solo per compensare, dovremmo averne ancora una ma da un'altra parte. Lo fanno tutti sì, ma farlo bene è un'arte. Se il bicchiere è vuoto mostra mancanza di affetto, sarà sempre pieno, lo prometto. E ho visto di sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio, e con un cane io ho fatto le feste, vinto piano fra Trento e Trieste. Io ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque. Così perfetta se ne andrà comunque, andrà comunque. Andrai comunque, andrai come se ne è andato chiunque. Per come sei potresti andare ovunque, andrai comunque. Andrai come se ne è andato chiunque. Ok, proviamo ma usciamo l'indenne, che se ti illumini il resto lo spegni. Tu con le occhiaie e le scarpe da tennis, ci sposa un prete vestito da Elvis. E poi scoppiamo in quattro lingue diverse, che le nostre teste sono più o meno le stesse. Dentro c'è lo stesso casino fottuto, non so che tasti hai premuto, l'hai messo in muto. E ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina all'inizio febbraio, e come un cane gli ho fatto le feste al quinto piano fra Trento e Trieste. E ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque, se ne andrà comunque, se ne andrà comunque. Ti sei fatta grande e reso il mondo piccolo, ma la distanza pesa più di quel che dicono. Poi stare vicini si corre il pericolo di essere anche veri e mettersi in ridicolo. Ti sei fatta grande e reso il mondo piccolo, chissà se anche dall'altra parte lo capisco. Sì, ti ho spiegato bene quanto sono stato bene, tanto che ho trovato la fede. Ho visto Dio sotto le mie lenzuola una mattina di inizio febbraio, e con un cane gli ho fatto le feste al quinto piano fra Trento e Trieste. E ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma come sai potrebbe andare ovunque. Hai scelto lei la tua futura ex moglie, così perfetta se ne andrà comunque, se ne andrà comunque. Così perfetta se ne andrà comunque, andrà comunque. Applausi scroscianti, grazie per essere qui, applausi sulla verta, grazie di essere qui. L'album è uscito da poco, si chiama Io Degradabile, lui è Willy Peyote. Allora, innanzitutto partiamo dal titolo. Perché Io Degradabile? Bella perché, domanda idiota per cominciare. Ma perché in un'epoca in cui tutto finisce più in fretta, la musica in particolare, mi sono posto appunto il problema della durata delle cose, del nostro rapporto con la fine delle cose, con la fine delle relazioni sentimentali, con la fine della vita, anche perché si parla molto di morte anche nel disco. Insomma, questo è, perché poi siamo degradabili noi prima di tutto, oltre agli oggetti che compriamo. Senti, l'idea che sia musica fatta per rimanere però è molto ambiziosa, diciamo così, di questi tempi. Esatto, è totalmente in controtendenza cercare di fare qualcosa che rimanga. In realtà non ci siamo posti quell'obiettivo lì, noi abbiamo cercato solo di... Forse ce l'avevi da sempre. Sì, quello ce l'ho da sempre, devo ammetterlo, abbiamo tutti da sempre il tentativo di fare musica che duri un po' più di quello che la gente si aspetta, soprattutto come ti dicevo in quest'epoca che è tutto usa e getta, e con lo streaming e tutto quanto. Però non so se rimarrà, penso che però... cerchiamo comunque di porre dei quesiti e di far sorgere dei dubbi alle persone. Comunque i dubbi in qualche modo rimangono poi. Senti, l'idea che tu sia un artista del nuovo millennio però è abbastanza radicata in tutti quelli che ti ascoltano, perché sei un misto di nature differenti. L'abbiamo detto anche pochi giorni fa quando ci siamo visti. Di queste nature, qual è quella che domina secondo te in questo album? Secondo me ampiamente quella del cantautore. Però obiettivamente il tuo punto di vista qual è?
Ma io credo che invece sia, cioè, non è invece perché una cosa non esclude l'altra, però è un disco molto rap nella scrittura rispetto al precedente, quindi... Ma come dire, rispetto molto alla rivoluzione rap di adesso, la necessità di scrivere testi che dicano qualcosa in più, che è un ottimo flow, c'è sempre stata, io l'ho sempre avuta quella licenza lì, ma solo perché mi annoierebbe dopo un po' a non parlare di niente, ma nelle conversazioni che faccio quotidianamente mi annoia a non parlare di niente, figurati in un disco. Quindi non potevo fare altrimenti, però secondo me è forse quello che siamo riusciti a fare, che sono riuscito a fare io a livello testuale, è riuscire a trovare una buona amalgama al punto che non si capisce più dove finisce il rap e dove inizia il cantautorato. Secondo me è questo, è decisamente ben riuscito in tutto il disco, che è molto bello. Ti piace il disco? Direi di sì. Allora, presentiamo lui. I maestri qui presenti. Frank Sativa, anche produttore. E Danny Bronzini. Fantastico. Lavorare con Willy è piacevole, allora, alla fine? Beh, direi di sì, dai, alla fine ci scanniamo, ma... Però, cioè, vince lui. È amore per la musica, diciamo, solo per Senti, ti piace l'idea che tu alla fine abbia messo in piedi una vera e propria band? Anche questo dicevamo l'altro giorno. Beh, cioè, sì, mi piace moltissimo, sì, perché era il nostro anche obiettivo. Perché, ma anche il tuo punto di partenza alla fine, hai cominciato con una band. Ho cominciato da lì, mi sono approcciato alla musica vedendo la band di mio padre, quindi sicuramente l'idea che ho di musica impressa dall'inizio è quella di una band che suona dal vivo, con le dinamiche della sala prove, del viaggio in furgone, del soundcheck di un certo tipo, quindi sicuramente volevamo arrivare lì. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di trovare dei musicisti molto 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 preparati e bravi, sia a livello live che a livello compositivo in studio. Quindi ci è anche andata bene, però l'obiettivo era arrivare esattamente dove siamo arrivati oggi, quindi non siamo ancora alla fine del percorso, ma siamo riusciti a costruire la squadra che volevamo costruire. Senti, appuntamenti che possiamo dare al pubblico per venirvi a sentire dal vivo? Beh, inizierà a metà febbraio il tour, partiamo dal Vox di Nonantola, poi siamo a Padova, siamo poi a Torino per due date, una delle quali è già sold out, purtroppo, per fortuna, qua dipende. Poi vai, siamo a Milano, siamo a Bari, Napoli, verremo anche a Roma, Firenze, Bologna. Vabbè, troviamo tutto sulle vostre pagine social. Allora, con che cosa andiamo a salutare il pubblico? Saluteremo con il pezzo più rap, ma che in realtà parla di cantautorato, che è un cortocircuito. Tema fantastico, perché obiettivamente Mango è un personaggio che ha avuto una storia mica piccola e mica brutta. Esatto, e una fine assolutamente una fine comunque eclatante, sì, nella sua eleganza, comunque, che ha mantenuto in ogni istante della sua vita, ed è per quello che ho preso lui come punto di riferimento. Il pezzo si intitola appunto Mango. A voi. C'è chi ucciderebbe per le proprie idee. Lo so, sembra sottile, sì, ma non lo è. Cosa fai per gli altri, cosa fai per te? Sono troppo vecchio per certe stronzate, e in fondo sono solo un rapper, cazzo vi aspettate? Ad ogni pezzo salvo il mondo, il pezzo dell'estate. Fanculo, vi tengono in vita per finir le rate. Ma come cazzo state? E da che parte state? Non ve lo chiedo più, presto te le votate. Oggi ballo in TV, se la memoria è corta è un lungo déjà vu. Ma se la storia torna, finita testa in giù, e chi parla per qui? Segui l'oro, fai lo zecchino, sti tormentoni li scrivo un bambino. Io con le bare trasformo quei vini, i pezzi che scrivo sono come i goldoni, perché questa musica serve a scopare. Ma conosco 3-10 parole, mentre sti babbi sembro intellettuali, mentre sti zari se approccia che bara se prova a rispormi. Finisce che perdi dei soldi, finisce che perdi gli ascolti, finisce che poi questi stronzi, visto il silenzio, si sentono forti, visto il consenso, si chiudono i porti, chiudono bocche se per via d'opporti, per questi giorni che faccio fatica a svegliarmi. E a volte faccio fatica a spiegarmi. Faccio fatica a svegliarmi, faccio fatica a spiegarmi, che poi tutto andrà per il meglio, però non ci credo sul serio. Faccio fatica a svegliarmi, faccio fatica a spiegarmi, che poi tutto andrà per il meglio. I cani ne ha inventato l'Indy, quindi ora tutti lo fanno da cani. Però se svegliasse Battisti vi ucciderebbe con le proprie mani. Col mezzo di fare gli artisti, perdona la mia ignoranza, anche per voi aspiranti influencer c'è il reddito di cittadinanza. Dimmi tu quando è abbastanza, dipende da quanto guadagni, per avere un decimo scarso dei follow del cane di Chiara Ferragni. Ho visto che certi compagni troppo annoiati nei loro salotti, purtroppo non si sono accorti di cosa succede sotto i loro occhi. Troppo impegnati alle vette, le cene, vi manca visione d'insieme.
Capisco lo sforzo ragazzi, ma serve qualcosa più forte di un meme, più forte di un disco, di una petizione, di andare da farsi a fare il santone. Serve rischiare e sporcarsi le mani, se ti non basta rifarlo domani, poi dopodomani, così l'infinito. Anche se cambiano faccia vestito, anche se cambiano nome al partito, è la stessa merda e la merda fa schifo, e chi non lo dice fa schifo altrettanto. Si vede mi stanno addestrando a farmi la parte, il problema è ben alto. Va bene però fino a quando? C'è chi morirà per le proprie idee, c'è chi ucciderebbe per le proprie idee. Lo so sembra sottile, sì, ma non lo è. Cosa fai per gli altri, cosa fai per te? Io mi sento responsabile di ciò che scrivo e non vi devo niente in cambio più di ciò che scrivo. Non voglio fare il divo, però sputo finché cambio, finché morirò sul palco, chiedendo scusa come Marco. Grande pezzo, grazie Willy per essere stato con noi, grazie voi, maestri per averci accompagnato. Questo è l'album, lo ricordo, si chiama Io Degradabile e questa è la nostra sigla.